Bene, buongiorno a tutti, siamo a Roma, convegno NP Lazio sul docente in Europa. E vi sono stati diversi interventi, abbiamo qui con noi la dirigente Antonella Cili, dirigente scolastico dell'istituto omnicomprensivo della Rovere di Urbania, nelle Marche, esperta di didattica e pedagogia finlandese. Buongiorno. Buongiorno. Allora, dirigente, la Finlandia negli ultimi tempi in Italia è un paese su cui ci si è soffermati, perché la didattica finlandese sappiamo, insomma, è stata tirata in ballo da una famiglia che, indignata, se ne è partita dalla Sicilia per tornare nel proprio paese, criticando fortemente il modello italiano. Ecco, ma qual è la caratteristica dell'insegnamento in Finlandia? Come si diventa in Finlandia insegnanti? Allora, la selezione per diventare insegnante in Finlandia è durissima, tant'è vero che di tutti gli aspiranti soltanto circa il 10% di volta in volta arriva alla fine del percorso. Ma la cosa più importante è che, al di là di questo percorso fortemente selettivo, fortemente anche attento alle motivazioni per cui uno cerca di diventare insegnante, è molto importante la figura dei docenti che formano a loro volta i futuri docenti. Sono tutti accuratamente selezionati, che mantengono continuamente i contatti con il mondo della scuola, quindi non esiste una preparazione teorica e una preparazione pratica che sono divergenti. Gli insegnanti escono dal loro percorso di studi che sono effettivamente pronti a entrare nelle scuole, hanno consapevolezza, contezza di quello che vuol dire essere insegnanti nella scuola, non sono spaesati come quando fanno il percorso da noi. Entrano e pensano soltanto al loro vecchio retaggio, al loro vecchio modello di quando loro erano stati studenti. La società cambia, il mondo cambia, gli approcci didattici cambiano e la scuola deve essere sempre formata su questo, e la scuola finlandese lo fa. Certo, dottoressa Cili, lei ha detto durante il suo intervento che c'è una considerazione molto più alta dell'insegnante in Finlandia. Ci può esprimere e sintetizzare questo concetto? Sì, allora, in Finlandia il docente gode di un grande prestigio sociale, perché tutte le persone, le famiglie, la territorialità sono consapevoli del grande percorso selettivo, del grande percorso anche motivazionale che riceve un docente. Quindi ha uno status sociale rilevante, le famiglie si affidano al docente, non viene demonizzato, non viene assolutamente attaccato da tutte le parti, come purtroppo sta succedendo in Italia, facendo crollare questa figura che invece deve essere valorizzata, perché fa parte della vita dei ragazzi tutti i giorni. E mi sembra che c'è anche una considerazione economica, certo, migliore di quella italiana. Mediamente quanto percepisce un docente? Allora, un docente in Finlandia percepisce fra i 3.000 e i 4.000 euro. Però ci sono anche tutta un'altra serie di incarichi anche prestigiosi, per cui può arrivare fino a 6.000 euro al mese. Quindi voi capite che con uno stipendio del genere ovviamente si arriva veramente a una considerazione sociale non indifferente, perché purtroppo nella società corrisponde, no, il livello retributivo con il ruolo più o meno di prestigio che uno occupa. Ha fatto anche un accenno alle garanzie di una donna in maternità. Quali sono i diritti di una donna che aspetta un bambino in Finlandia? Allora, in Finlandia si hanno addirittura 3 mesi di congedo parentale retribuito per le donne che sono in maternità, più tutta un'altra serie di supporti. 3 anni forse? Sì, poi hanno comunque tutta una serie di supporti che vanno da confezioni di pannolini, tiralatte, latte in polvere, eccetera, che ovviamente vanno a sgravare il bilancio familiare. Quindi questo spinge anche a una tutela della maternità. Le donne non hanno paura a fare figli e quindi si mantiene anche una popolazione scolastica costante. Il tempo scuola si sviluppa anche nell'orario pomeridiano in Finlandia? Sì, anche nell'orario pomeridiano,
e i ragazzi poi quando vanno a casa non hanno assolutamente problemi di compito, al limite hanno da studiare qualcosa, però tutta l'attività viene fatta a scuola e questo è molto importante, io lo dico sempre anche nella mia scuola, nelle scuole della mia rete, e se si vuole che il docente abbia credibilità, abbia il suo peso, deve essere di nuovo il centro della scuola, il centro della formazione di un ragazzo, non si può demandare alle famiglie o alle lezioni private. Lei ha fatto un cenno anche all'età media degli insegnanti finlandesi. Sì, sono tra i più giovani in Europa, abbiamo un 7% che è sotto i 30 anni e un 57% che è sotto i 50 anni, cosa che invece in Italia non è così, perché abbiamo un 1% sotto i 30 anni e un 58% oltre i 50. Per i ragazzi anche relazionare con persone che sentono più vicine, vedono più vicine anche come mentalità, come pensiero, come modo di vita, diventa fondamentale per creare un ponte di empatia che permette il successo scolastico. Questo significa che si va in pensione anche molto prima rispetto all'età media italiana? Oppure c'è un incarico, ci sono delle responsabilità, delle competenze diverse rispetto all'insegnamento a fine carriera in Italia? No, la differenza con cui andavo in pensione è minima, sì, si va un pochino prima, ma non... Ultimamente con i cambiamenti che sono stati fatti in Italia, sì, il divario si è un pochino alzato, però comunque teniamo presente che in Finlandia la situazione delle classi è completamente diversa, quindi è anche più facile comunque per un insegnante che arriva a una certa età gestirli, non sono più di 20, ha forti supporti a livello di psicologi, assistenti sociali, eccetera, i docenti di sostegno sono sempre presenti quando ci sono situazioni sì, necessarie di supporto. Quindi la situazione è completamente diversa. Un'ultima domanda, ma è vero che in Finlandia si tende a far stare i ragazzi, gli alunni meno tempo in aula o comunque alternare anche con attività ludiche, attività in palestra, attività all'aperto? Allora, in Finlandia si dà molto spazio alle attività laboratoriali perché soprattutto poi si usa l'itineranza tra le aule, un po' come da noi all'università, perché è stato appurato che questo stacco, questo momento di relax porta comunque a una ripresa, a una ricarica dell'attenzione, quindi nel momento in cui poi il ragazzo comincia la nuova attività ovviamente ha di nuovo quelle capacità di attenzione che altrimenti accumulando ore su ore senza stacchi come facciamo in Italia, arriviamo alla seconda ora, questi non vanno quindi, più avanti. Per concludere possiamo dire che le critiche mosse dalla famiglia finlandese ormai qualche settimana fa avevano comunque un fondo di verità. Sì, sicuramente sì. Io è da tanto che dico che la scuola italiana va cambiata come approccio, va cambiata come didattica, va cambiata come organizzazione, come selezione dei docenti e soprattutto ci vorrebbe una politica ministeriale molto più attenta a quella che è la realtà della scuola, perché è facile quando si è distaccati pensare di aver fatto le scelte giuste, quando poi magari tradurle in realtà comporta invece grossissimi certo problemi. Un'ultimissima, lei ha detto che il docente finlandese in qualche modo ha un coinvolgimento diverso nei confronti sia delle famiglie, cioè un senso di si crea come un senso di appartenenza e quindi non ci sono delle possiamo dire insomma situazioni di violenza, di aggressioni come da noi? No. Assolutamente no. Se ci sono situazioni di disagio che magari dei ragazzi manifestano, comunque vengono subito affrontate. Quindi non è assolutamente una situazione, anche perché lì comunque c'è una società completamente diversa, è una società che non è basata sulla violenza, sulla competitività, è una società basata sulla collaborazione, sul rispetto dell'altro, qualsiasi lavoro faccia, e tant'è vero che come dicevano c'è il figlio del ministro che è in banco col figlio del pulmonista, no? Certo. Ecco, quindi c'è proprio anche un'impostazione sociale che aiuta in questo senso. Bene, ringraziamo la dottoressa Antonella Cili, dirigente scolastico a Urbania nelle Marche. Grazie dottoressa.
Grazie, arrivederci. Arrivederci.